Il periodo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è l'epoca delle grandi invenzioni, come, ad esempio, l'automobile o il dirigibile. In America, i fratelli Wright conquistano i cieli volando col loro primo aereo, mentre in Inghilterra, il giovane scienziato Guglielmo Marconi brevetta il suo telegrafo senza fili. Ma in Italia, e precisamente nel piccolo paese di Aglie, che avviene la più dolce scoperta del secolo. Un croccante biscotto ricoperto di zucchero ancora oggi famoso. Stiamo parlando del torcetto di Aglie. È l'anno 1938, quando il pasticcere Francesco Pana, utilizzando dei ritagli d'impasto, inventa, possiamo dire quasi per caso, il torcetto di Aglie, un biscotto fatto di farina, burro, acqua e ricoperto di zucchero. Nonostante la sua semplicità, il torcetto conquista tutti in breve tempo, giungendo addirittura alla corte della principessa Marina Bona di Savoia e Genova, che nomina Pana fornitore ufficiale della Real Casa. Nel 1960 l'attività viene rilevata dalla famiglia Alfonsi, che poi passerà il testimone al nipote Aldovigi e alle sue due figlie. Una cosa però che non è mai cambiata è il legame tra il torcetto e il suo territorio. Indubbiamente il torcetto ad Aglie rappresenta una delle cose, diciamo, fondamentali per quanto riguarda l'enogastronomia locale, in sostanza, perché ad Aglie abbiamo tante cose, cioè abbiamo, c'è il castello, c'è la Villa Meleto, ci sono un sacco di cose, tra cui il torcetto di Aglie è una delle cose fondamentali per cui anche Aglie è conosciuto, soprattutto nell'enogastronomia locale. La storia del torcetto non è ancora finita. Uscito recentemente dai confini canavesani, questo biscotto sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia e addirittura in Estremo Oriente. Per quanto riguarda l'Expo, siamo stati invitati nel padiglione della Cina come ospiti. Grazie a Domenico Tappero Merlo che ci ha invitati, perché c'è tutto un progetto sul canavese che la Cina sta facendo. E quindi siamo stati ospitati per portare, insomma, durante il ricevimento quelli che erano i prodotti tipici della zona canavesana. Quindi siamo andati noi con il torcetto di Aglie, poi c'erano altri prodotti come il nocciolino di kielbasa. Che siano accompagnati da un bicchiere di passito piuttosto che da uno di vin santo, dallo zabaione o dalla fonte di cioccolato, i torcetti d'Aglie rimangono una prelibatezza e la storia di un piccolo grande successo, cominciato quasi 100 anni fa e non ancora finito.